col sindaco di Arvi Antonio Lodo. L'importanza di questi gemellaggi dal suo punto di vista e dal punto di vista della sua amministrazione? Beh, l'importanza è quella che credo già si conosca almeno a grandi linee, il fatto di avere rapporti continui, importanti, con altre città dell'Europa, delle diverse parti dell'Europa, in modo da favorire non soltanto la reciproca conoscenza, ma anche la capacità di vivere, di interagire, di dialogare, di collaborare, di convivere in senso pieno fra cittadini che provengono da esperienze storiche, culturali, religiose, civili, diverse tra di loro. E per facilitare in linea di massima quello che si può dire con un termine rapido ma anche con retorica, facilitare una cultura e un modo di vivere in pace. Il dialogo è assolutamente necessario, anche perché viviamo in un mondo che comunque oggi ci pone di fronte a una realtà del tutto diversa rispetto a quello che solo pochi anni fa c'era. La cosa che possiamo secondo me sottolineare in maniera particolare è che comunque aver messo insieme una serie di iniziative di questo tipo ha favorito fondamentalmente un grande interscambio, un grande rapporto di gemellaggio soprattutto fra i giovani di questi sei paesi d'Europa che poi si incontrano diverse volte durante l'anno. Quindi fondamentalmente un gemellaggio che poi è partito dalle amministrazioni, quindi dagli adulti se vogliamo dire, dalle famiglie, che però poi si è spostato in maniera consistente verso i giovani che stanno dimostrando veramente grande appeal, un grande feeling verso questo tipo di iniziative. Io lo trovo estremamente positivo perché comunque favorisce molto la conoscenza di paesi nuovi e diversi, soprattutto in giovane età. In un momento di recessione come questo, mondiale, globale, c'è il rischio che ci sia una chiusura verso questi gemellaggi? Diciamo che questo è sicuramente uno degli elementi di discussione che spesso volentieri ci troviamo a dover interpretare quando facciamo questo tipo di riunioni. Abbiamo affrontato più volte questo problema anche sia in Germania a Lampertheim lo scorso anno che l'altro anno a Maldegem, cercando però di trovare in realtà soluzioni. Credo che comunque finché la comunità europea favorirà anche attraverso l'erogazione di fondi la mobilità fra i popoli europei, credo che questo comunque continuerà ad essere alimentato, continuerà ad essere una cosa importante. La recessione, la crisi economica è decisamente pesante, però sono convinto che dobbiamo continuare a concentrarsi nella ricerca di risorse per favorire questo tipo di iniziative. Tra i cinque paesi che sono gemellati con Adria, chi è che è più affine a voi? Gli spagnoli, gli inglesi, i tedeschi, i francesi, chi? Beh, è abbastanza difficile secondo me risponderti a questa cosa, ti dirò anche onestamente il motivo. Con Rovigno ad esempio abbiamo un interscambio durante l'anno che si realizza in 4-5 fasi ed è abbastanza continuo, poi Rovigno è anche abbastanza vicina al nostro paese, quindi è anche abbastanza logisticamente logico, diciamo. Però bisogna dire che comunque c'è un grande feeling, ad esempio, con la città di Maldegem, un grande rapporto fra le famiglie. C'è un ottimo feeling sicuramente anche con i tedeschi, con Ermont stesso. Durante il periodo d'estate addirittura mandiamo delle rappresentative di atleti ad Ermont a fare una gara sempre a scopo umanitario che si fa in città, che si chiama Ronde Ermont, e vedo che anche i nostri atleti rispondono in maniera efficace. Quindi dirti esattamente con chi è più forte il legame, pur essendo paesi molto distanti da noi, è veramente molto difficile. Credo sia molto buono veramente con tutti. Correlati a questi progetti c'è un gemellaggio con i giovani con dei campeggi particolari che vorrei ne parlasse il sindaco. Sì, credo che sia una delle cose più interessanti che abbiamo realizzato durante questo mandato, questa legislatura. Si è costituito, abbiamo fatto costituire, abbiamo sostenuto un gruppo di 20-30 giovani della nostra città, del nostro territorio, non soltanto di Adria ma anche di paesi e zone vicine, che mantengono un contatto costante con loro coetanei delle diverse città, non solo di quelle gemellate, Ermont, Maldegem, Lampertheim per esempio, ma anche la città olandese di Virden. Questi ragazzi per 2 o 3 volte all'anno si scambiano viaggi e realizzano dei campeggi. E credo che questo sia un dato molto importante. Tra l'altro il gruppo si va rinnovando gradualmente e questo fa ben sperare che si mantenga questa buona abitudine, proprio perché
è importante che i giovani, conoscendosi, frequentandosi, vedendo città, usi, costumi diversi, sappiano appunto sviluppare quella cultura del dialogo e quella cultura di pace di cui il mondo ha bisogno, che non è una cultura passiva, è invece la vera cultura attiva, quella che crea, che costruisce, non che distrugge o che rende difficili i rapporti. E questo credo che anche i gemellaggi, che pure possono avere quegli aspetti un po', come dire, ripetitivi o forse un po' scontati, un po' tradizionali, in realtà così acquistano il loro significato più vivo, più vero, perché sono proiettati sul futuro. E la Terra dell'Ambra, un progetto culturale che lei è anche stato promotore con la sua amministrazione? Sì, qui con una città che è quella città di Kalisz in Polonia, erano stati presi dei contatti anni fa. Ora abbiamo concorso con loro a presentare un progetto che coinvolge la città e coinvolge anche il Museo Archeologico Nazionale di Adria. Abbiamo concorso a presentare un progetto che speriamo sia finanziato dalla Comunità Europea, che sarebbe interessantissimo. Tra l'altro un progetto che prevede la ricostruzione, la riproposizione, lo studio di quella che era l'antica Via dell'Ambra, quella cioè che dal nord e dal centro dell'Europa faceva portare appunto l'Ambra verso la pianura padana e poi attraverso i nostri corsi d'acqua, il Po, Adria e le nostre zone, faceva poi scambiare l'Ambra con i prodotti che provenivano dal Mediterraneo, dalla Grecia e attraverso l'Adriatico, e che consistevano in vasellame e altri prodotti, spezie e così via. Quindi creando quei traffici e quella realtà commerciale di traffici che è sempre stata una caratteristica del nostro territorio nell'antichità e poi anche durante il Medioevo, anche quando i collegamenti, i rapporti fra i diversi posti erano difficili e laboriosi e faticosi, però questo non si è mai interrotto. Ecco, ricostruire quell'antica via, fare un progetto che valorizza ovviamente le città, che valorizza le istituzioni culturali, che vede protagonisti anche i cittadini poi che si sentono partecipi di questa realtà e che coinvolge l'intero territorio e quindi sbocca attraverso Adria nel Delta, credo sia un altro degli elementi importanti che ci fanno recuperare identità, danno senso a una storia di cui siamo tutti figli e al tempo stesso promuovono i nostri territori, ne promuovono la conoscenza e ne promuovono anche tutte le possibili manifestazioni e attività. Church of your heart.